assolutamente nessuno, e tanto meno te stessa, insomma. Bravo, per cui detto questo, veramente, perché poi la storia di ognuno di noi è la storia, sta là, quello che hai fatto e continui ad essere quello che sei, e il problema è ritrovarsi insieme, ripeto, in un progetto collettivo per cercare di vincere. Detto questo, prima di dare a Anna Maria, sempre in questo modo sintetico, io vorrei chiedere, e l'ho fatto apposta all'ultimo, a alcune persone che per me sono stati importanti, perché in momenti molto difficili, per me personalmente, mi sono state molto molto vicine, ma sono stati molto vicini alla città, che hanno continuato a reggere le file di un movimento, il movimento Taranto Respira, Nino Carbotti e Vittoria. E poi una persona che è diventato un grande amico, che si chiama Luigi, che è qua davanti a me. Ci dobbiamo alzare tutti quanti, perché il problema è, ripeto, in questa città è necessario costruire, ripeto, una proposta collettiva. E qui c'è una donna che a me, devo dire, ha colpito tanto. Io l'ho conosciuta tanti anni fa, Anna Maria Moschetti, alla Camera dei Deputati, quando con una capacità di spiegazione che riuscirebbe a farlo capire anche a un sasso quello che sta accadendo in questa città, ho detto, sono stato rimasto, devo dire, folgorato. Poi Anna Maria, con una caparbietà incredibile, mi ricordo l'incontro con il ministro, allora ministro dell'Ambiente Orlando, e il ministro della Salute, della Sanità, Lorenzin, organizzato dalla Curia in quel periodo, un convegno molto discusso. Però tu, Anna Maria, sei stata là e gliene hai cantate in tutte le maniere, gliene hai suonate che questa è una città che muore a colpi di decreto. Sì, anch'io mi ricordo di te, non ti conoscevo, mi allungasti un fogliettino di te, il numero di telefono che sei. Era fianco a noi, nella nostra battaglia quando avevano spostato i limiti per il benzo a pieno, fianco a noi prima di venire qui a Taranto, siamo noi che gli abbiamo chiesto allora. E in realtà questa è una cosa importante, da dire. E che non vince il singolo, la punta, l'attaccante, vince la squadra, ognuno col suo ruolo. E noi siamo tutti una squadra. Quando un giocatore si stanca, va in panchina, ma per poter permettere all'altro di andare, e poi va in panchina, poi si riprende, la forza che mi ha dato lo Stella quando mi stava dietro per la storia della questione dell'inquinamento del quartiere Tamburi. È difficile dire due parole, però una cosa è importante dire. Noi siamo i genitori di tutti i bambini di Taranto, tutti e soprattutto quelli più esposti del quartiere Tamburi sono nostri figli. Noi dobbiamo adoperarci per un'adozione collettiva e sentire come nostro di tutti i genitori hanno i loro bambini messi in una situazione in cui se aprono la finestra respirano, se mettono le mani per terra mettono in bocca, il cui destino può essere segnato, sono figli tutti nostri. Noi inoltre, gente di questa età, abbiamo il dovere di assumere la responsabilità per le future generazioni. Noi dobbiamo vincere la battaglia per consegnare ai nostri figli, che sono cioè i figli di tutti e soprattutto di quelli che hanno un minore potere culturale, di energia, quelli fiacchi, quelli stanchi, quelli che non possono, quelli che non ce la fanno, genitori anche loro, quelli che hanno i figli che sono i nostri figli, la possibilità di consegnargli un futuro diverso. Noi abbiamo il dovere e pertanto questa battaglia deve essere vinta, e la vinceremo noi di questa età. La diossina, se oggi si spengono le ciminiere, se si può dire così, avevamo fatto un calcolo, fra 18-30 anni dovrebbe essere spontaneamente sparita dal suolo. I bambini che nascono oggi potrebbero essere dei pastori che possono allevare le loro pecore, ecco. Potrebbero essere genitori con i bambini che possono gattonare, che non bisogna fare nessun colpo al cuore, si mettono le mani in bocca. Questa battaglia noi la vinceremo, noi chiuderemo con le ciminiere. Una pluralità, una moltitudine di persone che se messe insieme possono fare una forza. Io veramente rimango convinto, e non mi capacito, della ragione per cui
se io la penso come te, se tu la pensi come me, lei la pensa come me, tu la pensi come me, io la penso come Maxi Mouse, no? E tu la pensi come me, ma perché non dobbiamo batterci insieme per cacciare quelli che ci hanno massacrato. Siccome lui lo conoscete, iniziativa sta sempre con la foto di Alessandro. Io penso che il dolore di un padre, di una madre che perde il proprio figlio, non va solamente, come dire, registrato nell'intimità della famiglia, quando questo dolore è un dolore poi collettivo che ha responsabilità pubbliche notevoli, è un dolore che va fatto conoscere, perché oggi chi parla di questa città non sa quello che è accaduto in questa città, non sa che oggi produrre una tonnellata di acciaio significa sacrificare vite umane. E allora questo, l'Italia, gli italiani, certi operatori dell'informazione, o meglio della disinformazione a livello nazionale, mi riferisco, perché in questa città invece ci sono giornalisti che si sono battuti e non si sono fatti, come dire, condizionare nella maniera più categorica dal metodo Arkinà, allora questo dolore va, socializzato, e do veramente la parola ad Aurelio Rebuzzi, papà di Alessandro, che ci dice. È difficile parlare di un figlio che aveva una voglia di vivere invidiabile. Questa candela è quella che è stata accesa il 6 di maggio del 96, quando lui è nato, e quindi ha cercato la sua battaglia, no? Nei confronti di un ambiente che era ostile per lui, perché lui è nato con una malattia genetica che si chiama la fibrosi cistica. Alessandro, il secondo giorno della sua nascita, era in una sala operatoria per un blocco intestinale dove durò un intervento di 11 ore. Dopo 11 ore uscì Alessandro con un sorriso dopo 11 ore di intervento, pallido come la luce, però con un sorriso, per dire: io voglio vivere, aiutatemi. E da allora è stata accesa questa candela, che non si è spenta subito dopo, perché Alessandro amava moltissimo la sua città, e quindi, crescendo, man mano che lui cresceva, ha cercato sempre di lottare sia per lui e sia per altri che soffrivano come lui. Perché chi nasce con questa malattia genetica ha bisogno di respirare aria pulita. Lui quest'aria pulita non la poteva respirare, ed era quasi sempre ricoverato presso gli ospedali, un ospedale di Verona in modo particolare. Eravamo sempre quasi tutti i mesi in viaggio, perché lui era soggetto a infezioni polmonari che si susseguivano continuamente, perché era sufficiente che andasse due giorni, tre giorni a scuola per respirare quest'aria inquinata che lui cercava di evitare. Portava anche una mascherina per cercare di respirare. Lui voleva l'ossigeno, voleva respirare soltanto, chiedeva soltanto rispettando tutti, lui era legato anche ad altri che soffrivano come lui. Allora, quando io qualche volta l'ho impedito di partecipare ad manifestazioni per evitare che lui stesse tra la gente, per evitare che lui si potesse prendere le infezioni, lui mi contrastava, tant'è vero che quando nell'ultimo periodo
quando si è tenuto anche l'incidente probatorio presso il tribunale contro Riva, lui era lì, disse papà, era uscito il giorno prima dall'ospedale di Verona e volle essere accompagnato vicino davanti al tribunale per lottare insieme ai suoi amici perché diceva papà io sono io che sono sofferente, capisco cosa significa. Ci sono gli altri amici che non possono partecipare. Io, papà, devo andare. Lasciò l'ossigeno che lui portava con sé sempre e si arrampicò alla ringhiera del tribunale per dire, sa, è riportato anche... È riportato anche sul libro di Angelo, che io ringrazio affettuosamente per quello che lui, per il bene, per il legame che sin dall'inizio ha dimostrato nei confronti di questo bambino che cercava soltanto aria pulita. Ebbene, Alessandro questa aria pulita diciamo non l'ha avuta, non gli è stata data. Alessandro, il 2 di settembre questa candela si è spenta. Alessandro ci ha detto il giorno prima che lui non ce l'avrebbe fatta perché lui era speranzoso di ricevere dei polmoni, al che gli è stato negato, nel senso non ha fatto in tempo a ricevere questi polmoni. Lui, per lui la vita era la cosa più importante, tant'è vero che lui scrisse a 12 anni: per me chi butta la propria vita non merita di essere ricordato. C'è tantissima gente che o per la droga o per altri motivi, no, si avvelena, muoiono, no? E loro invece lottano per poter vivere. Ebbene, Alessandro a 16 anni ci ha detto alla mamma, prima alla mamma e dopo a me, io le ho chiesto perdono per qualche mancanza che io gli ho fatto. Lui ha detto: papà, non ho nulla da perdonarti perché non mi hai fatto mai.